Così cantavano i Phoenix, 11:30, ben ritrovati in diretta su Radio Time e Rete Unificate con Radio Studio Sicara, in diretta televisiva sul canale Gold 88, questo è il Time Magazine, io sono Mario Caminita, lei Rosa Di Stefano. E Rosa Di Stefano, tra un po' parleremo tra i tanti argomenti anche del famoso pedaggio autostradale del quale si parla. Abbiamo un aggiornamento, ma ne parleremo tra un po' e diamo subito la linea al vice sindaco di Palermo, la signora Marianna Caronia. Buongiorno. Buongiorno onorevole, buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie per aver dedicare questi minuti qui in diretta con noi su Impresa Palermo Radio Time. Grazie. Allora, Palermo è una città a misura di disabile? Beh, in realtà ancora per parlare di una città estremamente adeguata a quelli che sono i canoni necessari affinché si possa vivere bene da disabile, questa città ancora dei passi che andranno fatti. Sicuramente l'amministrazione in questi anni ha cercato in qualche modo di superare un forte gap strutturale e infrastrutturale. Alcune cose sono state realizzate, ma ancora moltissimo deve essere fatto. Certamente in termini non soltanto di infrastrutture, ma anche in termini di conoscenza e in termini di sensibilità anche da parte della cittadinanza. Quindi va affrontata su più ambiti, credo, la strategia per rendere realmente a misura di disabile questa città. Sì. Infatti proprio perché siamo prigionieri di una misera cultura dell'assistenza, dice proprio Davide Faraone, ha dichiarato a un'Impresa Palermo, consigliere del Partito Democratico. E tra l'altro Nadia Spallitta ha dichiarato che sono state introdotte richieste ed emendamenti al bilancio per introdurre questa voce di spesa dedicata ai disabili, però emendamenti che il centrodestra ha inverosimilmente bocciato. Queste sono le parole di Nadia Spallitta. Guardi, io non so a quale documento finanziario si riferisca, perché evidentemente probabilmente sarà lo scorso bilancio, io non ero presente all'interno dell'amministrazione, però vorrei dire questo, sicuramente l'amministrazione nel prossimo bilancio, nella redazione del prossimo bilancio, terrà conto di queste importantissime e direi necessarie iniziative, sicuramente saranno sostenute da me, che ho sempre creduto invece nella necessità di questi provvedimenti, perché una città possa dirsi una città europea, una città avanzata, sicuramente non può non ottemperare ad alcune, innanzitutto obblighi di legge e poi anche all'esigenza dei disabili che chiaramente si muovono in città. Proprio ieri ho ascoltato un gruppo un'associazione di genitori di bambini di Down che mi hanno fatto una proposta assolutamente interessante che io spero di poter realizzare, nel senso di dare ai genitori e ai bambini nella fascia proprio della prima infanzia, che sono appunto affetti dalla sindrome di Down, dare la possibilità di parcheggiare almeno in alcune aree con delle soste dedicate, perché purtroppo rispetto a questo tema, che è uno dei tanti, manca un'organizzazione. Io ritengo che ci siano ancora tantissime cose da fare, vorrei dire che però l'amministrazione in questo senso ha attivato anche dei processi non soltanto legati alle infrastrutture e quindi ai provvedimenti e alle ordinanze, ma anche in termini di informazione. Abbiamo inaugurato poco tempo fa, 2 settimane fa, uno sportello per le pari opportunità, che non si riferisce soltanto alle pari opportunità nei confronti di genere, ma che si riferisce appunto alle pari opportunità proprio per i portatori di handicap, per tutti quei soggetti che hanno difficoltà ad avere quantomeno le informazioni, le corrente informazioni per poter fruire dei servizi. Lo sportello si trova all'interno di Palazzo Magnisi, al secondo piano, lì c'è una dotazione organica di 3 figure, due persone del segretariato sociale e un assistente sociale, appunto, che ogni giorno la mattina danno le informazioni appunto a tutti coloro i quali vivono una difficoltà e i portatori di handicap, soprattutto per quello che sono le difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, sicuramente potranno rivolgersi a questo sportello che sicuramente dovrà essere implementato, tant'è che io ho anche proposto nel redigendo bilancio delle somme proprio da appostare per iniziative volte proprio alla tutela di questi soggetti svantaggiati. E per quanto riguarda appunto i soggetti svantaggiati, molto spesso noi ce ne siamo occupati anche confrontandoci proprio con l'assessore Raul Russo, per quel che riguarda la possibilità per i portatori di handicap, che hanno comunque la fortuna di riuscire a guidare un mezzo, la possibilità per loro di poter parcheggiare nelle zone blu, naturalmente, visto che molto spesso, vuoi perché ci sono tanti disabili finti, vuoi perché non ce ne sono abbastanza, zone riservate non ce n'è. E molti disabili chiedevano appunto che fossero esentati dal pagare questo obolo per le zone blu. Se ne è tanto parlato, ma abbiamo capito
capito è che non c'è interesse da parte del comune, perché forse ci sono interessi dal punto di vista commerciale con l'agenzia, con l'azienda che si occupa di questi parcheggi. Non si potrebbe fare una sorta di pressione per far capire che magari realizzandone qualche centinaio ben distribuite in città, al di là di quelli che già esistono, sarebbe un bel servizio da offrire ai cittadini e sicuramente un po' meno per la tasca dell'azienda che gestisce i parcheggi, ma lo trovo un po' più umano. Che ne pensa? Guardi, io sono assolutamente d'accordo. Devo dire che l'assessore Russo in realtà è stato abbastanza combattivo nel cercare di portare avanti invece delle iniziative di così in tal senso. Rispetto a quello che poc'anzi peraltro dicevo prima, anche questo comitato di mamme, di famiglie che appunto hanno bambini con sindromi particolari, mi hanno fatto richieste analoghe. Per cui io personalmente mi farò portatrice di questa iniziativa all'interno della predisposizione del bilancio, che poi, come dire, è la cartina di tornasole, perché predisporre delle risorse affinché in qualche modo l'amministrazione possa eventualmente farsi carico delle eventuali spese necessarie per poter creare questi spazi, credo che può diventare una soluzione. Io ritengo che da parte dell'amministrazione ci sia tutto questo interesse. È chiaro, questo è chiaro. Volevo sottolineare, perché lei ha fatto una precisazione, capire come sobbarcarsi le spese, perché naturalmente poi noi possiamo parlare con una certa cognizione di causa. Io cerco anche di capire quale possa essere il sentimento dell'ascoltatore, no? Che sta ascoltando quello di cui parliamo e sente parlare di spese semplicemente per far diventare una striscia blu gialla, ma in realtà queste spese che si dovrebbero affrontare per ottenere questi posti in più o per dare l'autorizzazione, avendo ovviamente il cartellino da disabile, che cosa si deve fare tecnicamente? Cioè, qual è l'iter per poter fare la cosa? Si devono riunire tutti i grandi capi, cioè tutto il consiglio per stabilire? Ascolta. Sì, prego. Allora, nel caso in cui si tratti di rapporti che sono con le società esterne, è chiaro che non è il comune in prima persona. È chiaro, infatti. Quindi a quel punto le soluzioni sono due: o la società è disponibile, come dire, a venire incontro, o diversamente l'amministrazione, come le dicevo, deve in qualche modo trovare una forma transattiva attraverso magari ci sarà un rinnovo del contratto. In questo rinnovo il comune potrebbe dire: mi metti dentro questo. Una formula compensativa che in qualche modo preveda questo. Io devo dire che però purtroppo io so in qualità di deputato regionale, siamo in queste ore, infatti mi scusate appunto per semplicemente la brevità anche del mio intervento, è legato al fatto che sto entrando in aula, è chiaro. Stiamo approvando, o perlomeno si sta tentando si di sta cercando di anni, sappiamo anche questo, è vero. Lì io ho presentato un emendamento che riguarda appunto la possibilità per gli enti locali di avere delle somme destinate proprio ai soggetti portatori di handicap a largo raggio, chiaramente senza fare distinzione. Il problema è che purtroppo, devo dirlo, questo è una realtà, il governo regionale ci propone una finanziaria e un bilancio di lacrime e sangue, in realtà poi vengono finanziati enti che sono delle sovrastrutture, le definirei delle sovrastrutture che si occupano di disabili, mentre poi per i disabili realmente non ci pensa nessuno. Va bene. Io sono assolutamente contraria rispetto a questo, infatti l'ho già dichiarato e porterò avanti questo emendamento nel tentativo, che spero che non sia vano, di poter raccimolare qualche somma da poter dedicare agli enti locali, perché gli enti locali possono spenderli nei confronti dei portatori di handicap. Sindaco, noi crediamo fortemente alle sue parole e contiamo molto su facciamo lei. Il tifo per lei per grazie questa cosa. Grazie per tutto quello che sta facendo e realizza. Grazie all'onorevole Marianna Caronia, vice sindaco di Palermo, per essere stata con noi. Grazie. E allora, velocemente era arrivato un messaggio, un'ascoltatrice che ha chiamato, Francesca, che dice: Palermo non ha i semafori per i disabili, non ci sono i parcheggi adeguati, niente scale adeguate negli uffici, ad esempio all'INAIL e all'INPS. Quel che fa specie, naturalmente trattandosi comunque di vecchi edifici per lo più, dove probabilmente prima non si teneva in considerazione la cosa, o la considerazione per il disabile era tanto deve stare a casa, è inutile pensarci, è che chiunque comunque deve aprire un'attività commerciale naturalmente deve stare a delle regole ben precise che riguardano proprio l'adeguamento, l'abbattimento delle strutture architettoniche. Perché non lo fanno i comuni? Perché non lo fanno gli uffici comunali, che comunque hanno anche strutture nuove? Come mai questo non accade? Però naturalmente è il discorso che abbiamo fatto prima, cioè che è d'accordo chi no. A questo punto, per quanto riguarda questo tipo di problematica con gli uffici, allora volevo introdurre... No, aspetta, prima di introdurre io volevo leggere qualche messaggio ancora, leggi. Spazio anche agli ascoltatori. È una cosa nuova. Allora, Gaetano dice: l'altra volta ho visto che gli scivoli per le piste ciclabili sono continuamente occupate dalle auto. C'era un disabile che non riusciva a salire il marciapiede, il solito palermitano cosa fa? Si ferma a guardare. Ma chi cita lì? Ecco come l'abbiamo aiutato a salire. Questo insomma è sottolineato. Un altro ascoltatore dice: perché non mettiamo i politici sulla sedia a rotelle, così magari possono capire il punto di vista. Non leggere il seguito. Non c'era bisogno, lo dicevi, perché non l'ho letto. Gli facciamo cambiare il punto di vista. Un altro, Rosario, dice: l'automobile
l'automobilista blocca le piste ciclabili, ok, ma c'è qualcuno che si occupa anche di rimuovere dalle piste fruttivendoli con tanto di putì, officine meccaniche, tavolini, bar e quant'altro, per non parlare che bisogna essere bravi e attenti a schivare i tantissimi rami pendenti di alberi in stato di abbandono. Chi si occupa di tutto ciò? Questo ce lo domanda Rosario. E chi si occupa? Naturalmente laddove arrivano a farlo ci sono operai che dovrebbero farlo, tante volte non riescono a farlo. Ma tornando a quello che dicevi per quanto riguarda, allora, c'è una branca della giurisprudenza di avvocati che si occupa dell'assistenza sociale. Sì. E noi di Impresa Palermo abbiamo cominciato a entrare anche su questo tipo di questioni: cosa fanno, cosa non fanno, cosa stanno realizzando, qual è il loro progetto prossimo. Ed è la tutela dei non difesi. Quindi, cioè, è un protocollo, stanno tentando di avere un protocollo di intesa tra uffici giudiziari, servizi sociali ed enti previdenziali. Ottimo. È tutto finalizzato questa ricerca per creare tutto finalizzato per creare un'intesa per semplificare tra queste strutture, per semplificare, snellire le procedure di assistenza e tutela nei confronti dei soggetti privi in tutto o in parte di autonomia. Esatto, molto bello. Perché tutto questo dovranno scontrarsi con la burocrazia che invece esiste ed è fatta in questa maniera. Ci sono delle lungaggini burocratiche. Ma è fatto apposta, è chiaro che è fatto, quindi è bellissima l'intenzione, bisogna essere pervicaci, bisogna essere veramente con le corna dure per sfondare questo muro che è la burocrazia. Adesso dobbiamo dare un paio di spot pubblicitari, poi torneremo. E di cosa parliamo tra un po'? Pedaggi autostradali, okay. una news e poi di un ragazzo epilettico che ho intervistato ieri all'Università di Palermo. Perfetto, ne parliamo tra un po', restate con noi, questo è il Time Magazine come ogni venerdì con il focus di Movimento Impresa Palermo.